Buona giornata e bentrovati in Casa Prodeco. Sono Valentina e anche io lavoro in questa grande famiglia e faccio parte del NutriTeam. Oggi voglio proporvi una ricetta facile e gustosa, adatta a tutta la famiglia. Le polpettine di ceci e barbabietola rossa, accompagnate da una salsa di prezzemolo. È un secondo ricco di proteine, vitamine, sali minerali e ferro. Per prima cosa voglio parlarvi dei ceci. Sono i miei legumi preferiti e sono ricchi di proteine, fibre e sono utilissimi per la salute di cuore e colesterolo. Sono un alimento molto utile per regolarizzare il nostro intestino e sappiamo quanto questo sia importante e fondamentale per la nostra salute. I ceci sono ricchi di sali minerali, magnesio, calcio, fosforo, potassio, vitamina C e vitamine del gruppo B. Un piccolo consiglio è quello di assumere i ceci con una fonte di cereali, così da assumere tutti gli amminoacidi che costituiscono le proteine. Per rendere il ferro contenuto più biodisponibile, andrebbe associato ad una fonte di vitamina C. Personalmente, una volta cotti, mi piace spremere un po' di succo di limone con il condimento. Questo gli dona un sapore veramente eccezionale, dovreste provarlo, non solo sui ceci, anche sulle lenticchie, sui fagioli, su tutti i tipi di legumi. Davvero provatelo! Ora prendiamo i ceci, che sono stati preventivamente sciacquati per eliminare la polvere ed eventuali scarti, dopo averli messi in ammollo, ed eliminati i ceci che salgono a galla, perché privi di nutrienti. Ovviamente cambieremo l'acqua un paio di volte per poi sciacquarli e cuocerli in pentola a pressione. L'ammollo è importante perché nei ceci sono presenti sostanze come l'acido fitico e le saponine, che riducono l'assorbimento di sostanze importanti come il ferro e i sali minerali. Un altro problema è la scarsa digeribilità dei legumi per chi non li utilizza frequentemente e per questo motivo utilizziamo in cottura l'alga kombu o l'alloro per ridurre la probabilità che i legumi possano dare gonfiore intestinale. Adesso tagliamo la cipolla. Ecco fatto, una volta sminuzzata la andiamo a riporre nella padella. Mescolati nella nostra pentola a pressione. Quindi prima li facciamo insaporire un pochino con la cipolla e poi aggiungo un po' di sale. E il curry. Ora frulliamo i ceci e questo li renderà ancora più digeribili, perché andiamo a sminuzzare completamente le cuticole. Adesso prendiamo la nostra barbabietola rossa. Questo ortaggio è molto interessante perché ha delle proprietà salutistiche davvero uniche che si esaltano soprattutto da crudo. È utile al cuore, al fegato, al colon e all'apparato cardiovascolare. È ricca di acqua, fibra, diverse vitamine, tra cui la vitamina C. E ha una buona qualità di sali minerali e ferro, infatti è utile per gli anemici. A questo punto abbiamo tagliato la barbabietola in piccoli pezzettini e poi la andiamo a frullare. Adesso amalgamiamo i ceci con la barbabietola, poi, come dicevamo prima, uniremo la farina. Adesso setacciamo la farina che aggiungiamo al nostro impasto. In questo modo andremo ad evitare la formazione di grumi. Ecco qua. E adesso andiamo a mischiarla all'impasto di ceci e barbabietola. A questo punto, una volta amalgamato il nostro impasto, possiamo aggiungere a piacere un po' di farina fino a quando non raggiungerà la consistenza adeguata e siamo pronti per preparare le nostre polpettine. La grandezza la stabiliamo noi.
Adesso abbiamo preriscaldato il forno a 180 gradi, vado a prendere le polpettine e siamo pronte per infornarle. Circa una ventina di minuti e saranno pronte per essere mangiate. Adesso preparerò una salsa di prezzemolo. Perché ho scelto questa salsa? Perché il prezzemolo è ricchissimo di vitamina C, A, K, acido folico, vitamina B, calcio e ferro. Aiuta nella depurazione, in associazione alla rapa rossa. È utile nel controllo della glicemia, è un diuretico e antiossidante ed è ricco di beta-carotene. Adesso tagliamo finemente il prezzemolo, che poi andremo ad inserire nel tritatutto. Aggiungo l'olio. Il sale e il succo di mezzo limone. Ed ecco pronta la salsa di prezzemolo. Guardate che colore, è meravigliosa. Ed ecco le nostre polpettine di ceci e barbabietola rossa. Servito su un letto di salsa di prezzemolo. Ecco qua, questo piatto è un'esplosione di colori e in più il fatto di aver grattugiato la scorza di limone abbiamo esaltato completamente l'apporto di vitamina C. Voilà, pronto per essere mangiato. Buon appetito! Per completare questa ricetta, non lasciatevi scappare il prossimo video di Ornella.